Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in questo quindicesimo episodio della campagna italiana fascista su Art of Iron 4. Ci eravamo lasciati con la guerra scoppiata contro il Brasile integralista. Abbiamo dichiarato guerra al Brasile integralista, stiamo aiutando il Brasile a terminare la sua guerra civile. Non penso prenderemo punti a sufficienza per conquistare territorio, dato che comunque, come avevate detto, avevo sbagliato ad inviare così troppe divisioni nella Guyana francese, dato che comunque non avevamo i rifornimenti che riuscivano ad approvvigionare le nostre truppe in modo decente. Quindi, sfortunatamente, per una vicissitudine dei convogli troppo bassi, il porto poco sviluppato, eccetera, le nostre divisioni non hanno fatto un grandissimo lavoro. In ogni caso, non abbiamo perso neanche troppe risorse, abbiamo perso solo 2000 uomini, quindi voglio dire, sicuramente comunque non sono perdite rilevanti, e sicuramente non abbiamo perso neanche troppo equipaggiamento. Quindi, come mi era stato consigliato, assolutamente potenzierei, perdonatemi, il porto. Cercherei di potenziare il porto. Qui magari mi avete detto troppe infrastrutture non sono necessarie, quindi facciamolo arrivare a un 7 anche. E andiamo avanti anche sopra, priorità assoluta, la fabbrica di porti, la costruzione, il miglioramento del porto della Guyana francese. Allora, un secondo soltanto, qui dobbiamo assegnare dove reclutare le divisioni di carri armati medi. Dobbiamo iniziare a reclutare anche più divisioni, perché non siamo competitivi confronto agli alleati e il Comintern. Quindi, se dobbiamo fare guerra in un futuro contro queste fazioni, dobbiamo assolutamente avere un potere militare almeno duplicato, assolutamente, dobbiamo al minimo duplicato a quello che abbiamo già. Dobbiamo duplicare il nostro numero di divisioni, quindi se ne abbiamo 152, come minimo ce ne servono 300, come minimo. Sempre anche la nostra aviazione. Qui non sono assolutamente necessari troppe divisioni, quindi le rimanderei indietro. Tanto te ti facciamo tornare in Portogallo, priorità assoluta, avanti, e dopo dimezzeremo le unità che abbiamo in Brasile, o anche toglieremo 2/3 delle divisioni, dato che comunque ormai il Brasile integralista sta per crollare, quindi assolutamente non ci servono divisioni nel Sud America, che non lo vedo come un possibile bersaglio, dato che tutte le nazioni del Sud America sono protette dagli Stati Uniti d'America, anche il Brasile. Quindi, se anche provasse a dichiarare guerra al Brasile repubblicano, assolutamente gli Stati Uniti d'America entrerebbero in guerra contro di noi per proteggerlo, anche se stanno inviando dei volontari al Brasile integralista. È un po' un controsenso, però sì, lo farebbero. Cioè, saremmo costretti ad entrare in guerra con gli americani. Questo non lo voglio assolutamente. Preferisco tutt'al più aspettare che la guerra in Giappone finisca, che magari il Comintern dichiari guerra agli alleati o gli alleati al Comintern, così da poter attaccare magari gli alleati, prendermi l'Albania, poter finalmente creare delle fazioni e allearmi con l'impero americano. E dopo da lì appunto aiutare il Comintern e disintegrare l'Inghilterra e tutte le altre nazioni alleate. Che di nazioni alleate forti non ce ne sono tantissime. Fatemi dare un'occhiata. Allora, beh, l'Olanda no, l'Olanda non è importante, il Regno Unito è assolutamente importante. Regno Unito e l'India direi che sono le potenze più forti, e anche magari la Romania. Quindi l'Inghilterra da sola
si troverebbe nella caca, dato che comunque la Francia non c'è, quindi un'altra potenza maggiore non esiste in questo scenario, quindi è possibile che dichiari guerra molto più volentieri contro gli alleati che contro il Comintern, se devo scegliere, perché gli alleati sono logicamente i nostri vicini, hanno molte terre che a noi ci interessano e soprattutto per l'appunto sembrano i nemici più possibili perché la Russia è lontana, non vedo perché dovrei conquistare territori della Russia, non mi interessano, ma invece mi interessano la Confederazione Jugoslava, l'Albania, la Romania, magari l'Unione Cecoslovacca, insomma un po' di Germania. Sono più probabili bersagli, soprattutto perché gli alleati controllano l'Africa, quindi se dichiariamo guerra in un futuro agli alleati, e vinciamo, l'Africa potrebbe diventare quasi tutta nostra. Quindi, tornando a quello che stavamo facendo, vediamo un po' produzione di equipaggiamenti obsoleti. Cosa stiamo? Cacciatorpediniere. Andiamo di nuovo a classe ciclone. Allora, velivoli disponibili nelle riserve. Fatemi vedere un po' cosa abbiamo. Abbiamo un sacco di Mach 202, ma comunque adesso c'è il G55 Centauro che dovrebbe prendere il suo posto. Ok, risorse insufficienti, abbiamo poco petrolio, ci serve più petrolio, quindi chiediamo petrolio agli Stati Uniti. Divisioni non assegnate. Siamo in guerra col Brasile integralista, adesso sicuramente cadrà. Mi avete detto, ed è una giusta osservazione, che è inutile costruire radar nel Mediterraneo, o meglio dire in Italia, dato che comunque tutto il Mediterraneo è nostro, quindi prevedo, come avevo de già detto in futuro, che le invasioni o gli attacchi da parte degli alleati verranno effettuati nella Spagna, nel Portogallo, nella Francia, nel nord della Francia. Quindi togliamo, queste magari le lasciamo. Zara la lasciamo, Istria la lasciamo, Veneto la lasciamo, Sicilia anche no. Calabria no, Abruzzo no, Lazio no, tanto così evitiamo di dare troppo lavoro alle nostre fabbriche civili. Emilia Romagna lo togliamo, Piemonte lo togliamo, Savoia lo togliamo, Provenza la togliamo, anche la lingua d'oca, Pirenei del Sud. Quindi piuttosto, beh, magari le isole Baleari le teniamo in caso, giusto in caso, giusto per se avessimo il mar Mediterraneo invaso da parte della flotta britannica, magari queste le teniamo. Magari togliamo la Murcia, però lasciamo la Granada. Direi invece di potenziare magari quelle nella Francia del Nord. No, cosa sto facendo? Scusate. Aggiungere una costruzione a aumentare il numero. No, non possiamo aumentare il numero perché dobbiamo costruirne. Ci serve la tecnologia. Ci serve la tecnologia radar decimetrico. Vabbè, manteniamo un livello 1 base così per il momento. Dopo. Ero anche interessato a costruire delle fortificazioni, le nostre fortificazioni a un livello di 10, quindi pari alla linea Maginot, nella Francia del Nord, perché in un futuro sicuramente, se entriamo in guerra con gli alleati, questa linea di difesa ci farà assolutamente comodo. La Svizzera non penso diventerà mai, non si schiererà mai con gli alleati se non verrà minacciata. Credo
quindi non potenzierei le fortificazioni al confine con la Svizzera, però non si sa mai, quindi non lo so, magari di poco per il momento, tanto per avere un 4 generale. Dopo qui abbiamo già la linea Acerbo che avevamo costruito nel lontano 1941, penso, 40, sì, penso di sì, o 40. Siamo confinanti con gli alleati in Grecia, quindi non so se costruire anche una linea di fortificazioni in Grecia. Iniziare la costruzione di una nuova linea di fortificazioni. Ok, manteniamo un 2 per il momento. Dopo, fatemi vedere un po' le nostre nazioni fantoccio. Quante divisioni hanno? Beh, l'Ungheria ci può essere un po' utile con 29, la Grecia con 10, quindi sono comunque non tantissime. Tutto sommato hanno un 40-50 divisioni, tutto sommato le nostre nazioni fantoccio, quindi sicuramente non ci daranno un grosso aiuto se ci sarà una guerra contro gli alleati, ma la Russia, ragazzi, spingerà e gli alleati saranno costretti a spostare il grosso delle loro forze contro la Russia. Quindi dobbiamo giocare un po' simultanea alla Russia, o comunque un po' dopo. Aspettiamo che la Russia dichiara guerra, magari dopo un paio di mesi dichiariamo guerra a nostra volta agli alleati, ma non nello stesso istante, magari aspettiamo un po', magari un paio di mesi. Tanto le nostre divisioni senza rifornimenti provano a attaccare una divisione di cavalleria, magari ce la fanno. No, non ce la facciamo. Sì, perché non abbiamo rifornimenti a sufficienza e quindi gli attacchi non vanno a buon fine. Classe Aquila l'abbiamo completata. Andiamo a ricercarci il G55 Centauro per le nostre portaerei. Caccia per le nostre portaerei. 100 giorni di tempo necessario per ricercarlo. E comunque sì, la nostra situazione in Brasile adesso logicamente siamo in una situazione di stallo perché non avevo assolutamente preso in considerazione il livello dei rifornimenti, che è molto molto basso, e quindi non avrei dovuto inviare così troppe divisioni. Qualche errore di calcolo ci sta, alla fin fine abbiamo mangiato a sbaffo un sacco di territori nella nostra campagna, quindi voglio dire, qualche piccolo insuccesso non ci turba, non ci turba assolutamente. Anzi, ho imparato delle cose nuove, quindi grazie mille. Questa campagna mi è ogni giorno sempre più, diciamo, istruisce ogni giorno sempre di più, quindi imparo sempre di più grazie anche a voi che mi consigliate. Dopo, fabbriche militari disponibili, beh, una soltanto, chi se ne frega se è una soltanto, quindi lasciamola stare. Il Brasile si sta mangiucchiando piano piano, il Brasile integralista. La guerra dovrebbe terminare a breve. Guerra col Giappone. Il Giappone è al 55% della capitolazione. Non vedo l'ora che la guerra contro il Giappone termini, proprio per questa ragione. Perché credo che una volta terminata la guerra contro l'asse,
che una volta terminata la guerra contro l'asse, gli alleati e i russi si dichiarino guerra. Quindi, in sostanza, prima la guerra del Giappone termina, prima è probabile che una guerra tra gli alleati e il Comintern scoppi. Quindi sono qua che aspetto. Soprattutto perché non abbiamo altre nazioni su cui non abbiamo altre nazioni che sono dei possibili bersagli per da parte della nostra fazione. Perdonatemi. Non abbiamo dei possibili bersagli, questo volevo dire, scusatemi, perché mi stavano chiamando al cellulare, quindi mi ero distratto, avevo perso un po' il filo della ragione, del discorso. L'Islam potrebbe essere, eh sì, l'Islam, il Siam, scusatemi, potrebbe essere uno dei possibili, unici possibili stati o nazioni che noi possiamo provare ad attaccare. Anche la Finlandia, penso. Perché sono non allineati. Quindi in teoria dovremmo riuscire a conquistarli senza problemi, non dovrebbero ricevere aiuti, però allo stesso tempo sono abbastanza lontani dai nostri possedimenti attuali, quindi beh, a parte il Vietnam, dove potremmo magari inviare un paio di truppe, fatemi vedere quante truppe al Siam, beh, ha 44 divisioni alla faccia, però è di una piccola nazione asiatica, c'ha 44 divisioni, quindi non sono poche. Confronto alla sua grandezza, ne ha sicuramente un buon numero di divisioni. Potremmo magari in un futuro inviare un corpo di spedizione in Vietnam e provare ad attaccare il Siam. Quindi il Siam e la Finlandia potrebbero essere delle possibili nazioni che noi possiamo attaccare, visto che magari anche l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, però ho veramente paura che gli alleati li aiutino. E ho veramente paura che la Finlandia o il Siam entrino in qualche fazione per proteggersi da nostre mire espansionistiche. Quindi sì, dobbiamo un po' vedere. Io direi di aspettare un po' per decidere le prossime mosse, vedere se la guerra in Giappone termina, se eventualmente riusciamo a finire il Brasile integralista in questo episodio. Comunque direi non penso. Fatemi vedere qui in Giappone. Il Giappone sembra pronto a crollare. L'unica città, a parte la capitale maggiore che gli è rimasta è Nagoya. Quindi ormai gli alleati dovrebbero avere in pugno la situazione, speriamo. Abbiamo una tecnologia disponibile. Andiamo di aereo, l'SM-84, aveva Marchetti SM-84, che cercheremo di produrre per le nostre portaerei, i nostri nuovi portaerei, anzi iniziamo a produrre le portaerei. Smettiamola di produrre così tanti sottomarini, facciamo 5 cacciatorpediniere, anche 7 incrociatori pesanti, 7 incrociatori leggeri non ne abbiamo, però andiamo a proiettare le portaerei adesso.
Togliamo un po' dalle cacciatore pediniere, un po' dagli incrociatori pesanti e aggiungiamo le portaerei. Togliamo un po' anche i convogli qua che sono un po' troppi. Vabbè, perfetto. Gli incrociatori leggeri li produrremo magari in un prossimo futuro. Ok. Tanto abbiamo 4 milioni di forza reclutabile, ragazzi, quindi voglio dire abbiamo numeri veramente alti. Metà Europa è sotto il nostro dominio, quindi abbiamo 10 milioni di totale forza e 1.069.000 uomini. Ho 90.000 uomini, perdonatemi. Richiedere accesso militare, consentire spedizione, no, non ci interessa niente. Qui come sempre non riusciamo. Penetrare nel Brasile integralista. Dov'è la nostra divisione? Ah, no, tu devi tornare in Italia. Ok, sì, ormai il Brasile ha conquistato gran parte del Brasile integralista, quindi vediamo quanto gli manca no, è al 93% della capitolazione. Abbiamo 150 punti, l'Unione Nazionale Greca ci vuole dare materiale di supporto, ma non ci interessa. 150 punti, capo della Marina, attacco degli aerei imbarcati, agilità degli aerei imbarcati o attacco nave principale. Io direi attacco navi principali perché abbiamo tantissime corazzate, molte più delle portaerei che riusciremo a produrre in futuro, quindi puntiamo più sulle navi principali, bonus che influiscono il potenziale delle nostre navi principali, quindi corazzate, incrociatori pesanti e incrociatori leggeri. Almeno stiamo occupando delle forze del Brasile integralista, quindi il Brasile licano è facilitato nell'attaccare a sud. Andiamo di o reattore nucleare, altrimenti no, facciamo assemblaggio, 138 giorni. Fabbriche militari disponibili, una sempre. Fatemi vedere un po' i rifornimenti adesso, se sono migliorati. Sì, sono migliorati. Ok. Regno Unito annuncia l'iniziativa diplomatica nei Balcani. Regno Unito non è solo ad osservare la minaccia incombente in Europa centrale. Dato il loro statuto, scusatemi, dato il loro statuto di nazione indipendente, garantita dal Trattato di Versailles, ora minacciato o dai poteri fascisti con una retorica aggressiva che rivendica il loro territorio, diversi stati hanno sentito la necessità di condurre una politica pro-inglese. Il Regno Unito ha colto l'occasione per raddoppiare gli sforzi diplomatici nella regione. Quindi attaccare i Balcani non è una buona idea, quindi cambiamo idea per quanto riguarda la Finlandia, l'Estonia, Lettonia, Lituania, perché mi sa che se attacchiamo qualcuna di queste fazioni dei Balcani, gli inglesi entreranno a far parte degli alleati, e quindi saranno cazzi amari perché entreremo in guerra automaticamente con gli alleati.
Ok, Trattato di Belém. Brasile prende 6 stati, il Brasile integralista è stato annesso, 15.000 equipaggiamenti requisiti. Noi, signore e signori, sfortunatamente non abbiamo avuto abbastanza punti per reclamare niente, quindi abbiamo vinto il niente contro il Brasile integralista, ma sicuramente ci siamo fatti sentire anche nel Sud America, quindi la presenza del Regno d'Italia fascista si fa sempre più sentire in tutto il mondo. Muoviamo tutte le nostre 65 divisioni fuori dal territorio brasiliano e sicuramente le faremo ritornare in patria, la maggior parte, magari lasceremo una decina di divisioni a supporto della Guyana francese. Ma il resto lo facciamo tornare in patria. Una guerra tutto sommato senza niente di guadagnato, ma neanche perso alla fine, non abbiamo perso molte risorse. Ok, farei finire qui l'episodio, signore e signori, spero che vi sia piaciuto. Scusatemi, sono parlato un po' come un mongoloide oggi, ma è il lavoro, si sa, si torna dopo le vacanze da lavoro e quindi la stanchezza. Grazie a tutti quanti per continuare a seguirmi ogni giorno, spero che la campagna vi appassioni, vi piaccia sempre di più. E niente ragazzi, abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. Ciao a tutti quanti!